Alla fine resta il prete, la chiesa e un prete che ha imparato anche a fare il taglialegna. L'ultimo avamposto sulla terra aspra, a 1000 metri di quota, tra la Valnura e la Val d'Aveto, è Donezio Molinari, 49 anni, da quasi 20 pastore delle poche anime rimaste in montagna. Beh, un'esperienza in una zona geograficamente marginale della diocesi, anche della provincia, però poi tenendo conto che le periferie non sono solo geografiche, si possono trovare periferie anche nel centro della città perché sono periferie interiori, quindi credo che sia fondamentale, per fortuna che adesso c'è un Papa che ha ripreso questo tema, il fatto della periferia, cioè dell'andare fuori, che è nell'immagine molte delle parabole del Vangelo, è un tema fondamentale della Chiesa, quindi se c'è un luogo dove deve essere la Chiesa è sicuramente più nella periferia, poi anche nel centro, ma nel centro dovrà andare a cercare le periferie che ci sono nel centro. Sei un punto di riferimento importante in quei luoghi lontani. Sì, anche se poi non va letta come la realtà parrocchiale cittadina, perché in un paese la realtà parrocchiale si sovrappone a quella sociale in maniera parecchio diversa rispetto alla realtà cittadina, e quindi se è un punto di riferimento, sì, perché la parrocchia è sempre stata un punto di riferimento nei paesi. Al momento diciamo che le parrocchie sono, nella gran parte dei casi, l'ultima istituzione rimasta nelle frazioni, laddove, non so, c'era l'ufficio postale, è stato chiuso, dove c'era la scuola ed è andata via, dove c'erano altri, c'era il negozio, non c'è più l'osteria. Le parrocchie in qualche modo per adesso a brandelli assolvono anche un compito sociale, sì, d'aggregazione. Facciamo esempi concreti, ad esempio. Cosa può capitare in una giornata tipo? Ma in una giornata tipo, adesso che c'è molta neve, una delle cose forse anche più simpatiche è che quando fosse necessario bisogna mettersi la palla da neve in macchina, andare a vedere se ci sono degli anziani che sono riusciti a spalarsi la neve davanti a casa, o se bisogna andare a dare un po' una mano. Questa è un'occasione anche simpatica per poi fare due parole, per scherzare un po'. Più funerali che battesimi in un paesaggio da balla coi lupi. Donezio e la sua parrocchia a Brugneto sono il vero punto di riferimento di una landa sempre più abbandonata a se stessa. E forse anche l'unico vero punto di una possibile rinascita della montagna. Un isolamento rotto da internet. In piazza a Brugneto si viaggia anche grazie al wifi. E non è un miracolo, ma uno degli interventi della parrocchia, attorno alla quale è nato anche un consorzio chiamato a ridare vita a un pascolo ormai ricoperto dai rovi e dalla boschiglia. Sul versante dell'Aserei, che guarda sulla Val Boreca e sulla Val Trebbia. Un progetto finanziato dalla Regione. Donezio è il presidente del consorzio e, oltre alle famiglie rimaste, ha trovato l'aiuto dell'esercito di giovani scout che ogni estate ripopolano il territorio. Nella zona di Metteglia è stata il punto di aggregazione di un'attività che sta portando avanti una pulizia di un pascolo, ma che poi vorrebbe essere anche un po', come dire, un segnale per far comprendere che un mondo che è andato in abbandono forse potrebbe non essere abbandonato, e quindi c'è un risvolto sul sociale, un risvolto anche su quello che è un utilizzo del territorio. Ecco, quindi attorno ai sacerdoti, alle chiese di montagna, in teoria, dove molti lasciano, in realtà si può costruire un futuro. Che si possa costruire un futuro, in teoria secondo me sì. In pratica è molto difficile perché forse adesso ci sono pochissime persone, e pochissime persone in età di lavoro e anche con una cultura sufficiente per poter riuscire a vedere il futuro là dove al momento non si vede. Però le possibilità ci sono, bisogna andarsele a cercare, ecco. Andando a cercare, se si avesse voglia di andare a cercarle, secondo me qualcosa si potrebbe anche trovare. Al momento, diciamo, se uno analizza i dati, al momento il futuro non c'è in montagna. Però rimane sempre questo interrogativo: non c'è perché non lo si è andato a cercare e non lo si sta cercando, o non c'è ed è proprio una sentenza definitiva. Io penso che la montagna delle potenzialità ne abbia ancora anche molte, solo che non è sfruttata per le potenzialità che ha. Si è mai sentito a volte abbandonato? Lassù? ci si sente a volte abbandonati, ma ci si sente abbandonati anche qua giù, perché poi a volte ci sono delle difficoltà legate alla situazione, a volte ci sono delle difficoltà legate alle persone, a volte anche alle istituzioni lì.
penso che in come in tutte le situazioni della vita le sensazioni maggiori di abbandono vengono dal fuoco amico, cioè quando sono i tuoi, che sia in famiglia, che sia in una comunità cristiana, che siano i tuoi superiori, che siano quelli su cui tu avresti dovuto far conto, che magari ti sparano contro. Questo però penso che sia l'esperienza che va al di là del fatto della Chiesa, è purtroppo un dato di fatto perché è complicato il mondo degli uomini e facilmente non ci si capisce, finisce che le difficoltà ti vengono da quelli da cui tu non prevedevi che potessero venire. Se non ci fosse quest'ultimo presidio di quei luoghi, che cosa sarebbe oggi? Beh, diciamo che la dimensione della fede, della spiritualità è una dimensione fondamentale dell'uomo, dell'uomo di montagna, per dirci, la popolazione che è vissuta là, forse lo è ancora di più. Io penso che poi lo sia ovunque, però indubbiamente la religiosità è una dimensione, la devozione è una dimensione fondamentale della montagna. Senza questa, in una popolazione molto anziana, non ho idea, ma penso che venga a mancare un sostegno molto grande.